Ciao a tutti, breve video. Volevo aprire con voi questo caricabatterie universali. L'ho scelto, l'ho valutato, immagino ha caratteristiche abbastanza particolari. E in più ho preso anche batterie stilo, batterie mini stilo e poi le stilo. Queste sono ricaricabili, dicono 1000 volte, quindi in teoria dovremmo andare a risparmiare dei bei soldini, soprattutto perché con i giochi dei bambini un sacco di mangiapile, sai com'è, no? Allora, vediamo un po'. Oh, bella notizia! Sul sito Amazon questa presa non si vedeva e quindi avevo quasi il timore che bisognava comprare a parte qualche adattatore. Invece abbiamo presa italiana. Questo è il caricabatterie universale. Non ci sono le istruzioni in italiano, però non credo ci voglia molto capire come bisogna. Vedi che questa è un'azienda polacca, Made in Polonia. Non è un prodotto cinese. Ecco. Ho guardato un sacco di prodotti simili. Nessuno ha questo ventaglio di opportunità, perché qui puoi mettere 6 stilo, ma poi puoi mettere anche quelle grosse, le C, quelle grosse grosse, e addirittura hai due slot per le 9 volte, quelle quadrate. Quindi veramente veramente studiato bene. E adesso proviamo a accenderlo insieme un attimino. Ah, ecco, sono queste le batterie. Vedi che puoi mettere tutti questi tipi qua, no? Puoi mettere quindi le 9 volt, le AA, le AAA, poi puoi mettere le C, le D, insomma. Interessante il fatto che è un quick charge, quindi una carica veloce, universale, ricarica intelligente, display, percentuale dello stato della batteria, multicolori di stato, USB, non so cosa serve. L'uscita, hai anche un'uscita USB, ma interessante, non avevo neanche notato quella, ma guardala qua, ma che figata, no, questa non me l'aspettavo. Quindi hai una bellissima uscita USB per poter prendere l'alimentazione da qui, no? Beh, interessante, non lo sapevo neanche. USB a 5 volt, quindi la classica USB anche dei computer, dei telefonini, no? Uscita 5 volt USB, interessante, cacchio. Questi sono tutti i tipi di batterie che puoi caricare. Batterie ricaricabili, mi raccomando, sono fatte apposta quelle ricaricabili. E niente, dai, mi sembra proprio un bel prodotto. Adesso lo collego e metto a caricare delle batterie che sono quasi mezze andate. Allora, andiamo a caricare questa. Ok. E come vedi, la sta riconoscendo. Percentuale 00. Mettiamole tutte quelle che ci stanno intanto. Come vedi, carichiamo 2, 4, 6 batterie per volta, ne avanzano 2 per il pacco, ma non fa niente, tanto. E invece queste costano, anche queste non scherzano, però attenzione, Allora, queste costano più o meno il doppio delle batterie normali, se un pacco da 8 batterie normali costa sui 10-12 euro, questo l'ho pagato, mi sembra, una ventina di euro, sono 8 batterie stilo e micro mini stilo, no? Quindi ho pagato una ventina di euro, ma attenzione, questo è ricaricabile 1000 volte, cioè 1000 volte.
assicurano una ricarica di 1000 volte. Vuol dire che adesso non diciamo 1000 volte, ma almeno 800 volte. 800 volte io non vado a comprare le batterie, no? Capisci? 800 volte a 12-13 euro a botta. Fatti due conti, ok? E quindi interessante, direi molto interessante. Sì. Vabbè, intanto guardiamo qua come siamo messi con queste 6. Ragazzi, stiamo parlando da 5 minuti, non di più, siamo già al 50%, al 60%, 50%, 30% e 30%. Questa non è andata, però aspettate un po'. Ah, me l'ho messa male io forse. Ah, questa non l'aveva. Ok, sì, l'avevo messa male io. Ecco, così vedete. E quando l'appoggi devi verificare che si accendono i LED, no? Ovviamente. Quindi LED rosso vuol dire che sta lavorando perfettamente, sta caricando le batterie. Ok, sta caricando le batterie e non ha riscontrato errori. Ok, perfetto. Quindi sono batterie sane che stanno riavendo un riciclo, una ricarica, e chissà per quanto tempo ancora li posso usare, no? Capisci? Poi queste invece sono, penso siano precaricate, vedi c'è scritto precaricate a 700, vuol dire che sono precaricate a metà, no? Ok, adesso queste non mi servono, tanto carichiamo queste. Vedo che la seconda siamo già all'80%, la seconda è questa qui, all'80%. Vediamo un attimino di aspettare ancora un attimo, così vediamo una carica completa. Ma ragazzi, vi dico che non è più di 5 minuti che l'ho messa, quindi è un fast charge questo. Questo fa anche le ricariche rapide. Sì, c'è scritto qui. Ricariche rapide, quick charge e smart charge, quindi intelligente e veloce. Perfetto, mi piace un sacco. Mi piace un sacco, veramente. Sì, mi piace proprio un sacco. Presa USB, come vi dicevo, per poter attaccare qualcosa. Se vuoi attaccare un telefonino a ricaricare, lo metti da qui e quindi è stupendo, ragazzi, niente da dire. Le misure sono molto contenute, eh. Guarda, neanche una spanna per lato, meno di 20 centimetri, 20x20, dai, più o meno. Quindi ci sta anche su un comodino, mi piace un sacco. 90% la seconda batteria, adesso tra un po' dovrebbe diventare verde, allora. Vediamo un po'. Così al volo in diretta, quindi in poche parole, quando lampeggia in automatico, questo, quando lampeggia rosso e verde fa un rinfrescamento, no? Diciamo della batteria interna. Quando lampeggia tutto verde sta facendo la fase di precarica. Quando è fisso rosso sta caricando. Quando è fisso verde sono cariche le batterie. Quando lampeggia solo rosso c'è un'anomalia nella batteria, solitamente vuol dire che è morta. Batteria morta e si deve smaltire, diciamo, ok? Vedi? Questa è diventata verde. Questa è pronta. Quindi la seconda è pronta per essere utilizzata. Adesso la togliamo. Togliamo perché è pronta. E mettiamo dentro un'altra. Così carichiamo tutte e 8. Ecco. Vedi? Adesso è rossa. E scarica completa 00.
mi piace questo caricabatterie. Mi piace un sacco, sì. Molto molto interessante. Anche il prezzo, ragazzi, mi sembra molto competitivo, eh. Parliamo di 35 euro, ma mi sembra veramente un prodotto valido, sì. Soprattutto andate a, vi lascio tutti i link in descrizione, per andare a vedere soprattutto le recensioni di questo prodotto, perché prima, sempre prima di acquistare un prodotto, valutate le recensioni, state attenti che certe recensioni sono farlocche, ma le recensioni migliori sono quelle che non sono fatte dai grossi guru, ma dalla gente comune che magari l'ha acquistato proprio così per casa e l'ha provato. Ok? Questo è il mio consiglio, no? Valutate anche le recensioni più scadenti, ma tenete sempre a mente che nelle recensioni più scadenti ci potrebbe essere anche 1, 2, 3 recensioni false dovute magari alla concorrenza che ha acquistato il prodotto per penalizzarlo, no? Sono cose scorrette, ma purtroppo il mercato è così, lo sai che. Quindi tenete sempre un margine di valutazione sulle cose. Ma questo ve lo consiglio col d'oro. Questo lo sto consigliando io. L'ho acquistato ieri, mi è arrivato oggi, un giorno. E non ha pulsanti strani da dover imparare, basta mettere le batterie e lui tramite il microprocessore si gestisce tutto quanto il ciclo della batteria, no? Perfetto. Va bene, ragazzi. Vi ho fatto vedere che questa l'ha caricata subito, adesso sta caricando le altre. Direi che il video può finire qua. Se vi è piaciuto questo video, questa recensione schietta, sincera, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e a questo punto vi auguro buone feste a tutti, un felice Natale, speriamo in un futuro più roseo per tutti, e che finisca tutto questo schifo. Puntini, puntini di sospensione, va bene? Ok, intanto è già arrivata l'alta verde. Ancora un calorosissimo saluto e buone feste, ragazzi. Ciao a tutti.